andiamo ad incontrare il mio mito, la Caselli con Rafael. Come è nato l'incontro da te e Rafael? Come vi siete incontrati? Perché a parte lui è bravissimo e tu hai un talento a scoprire i talenti. Ma dunque me l'ha segnalato un editore che molti anni fa aveva lavorato per noi e che lui conosceva Rafa già da qualche anno, però non erano riusciti, come dire, discograficamente a trovare, diciamo così, forse la strada giusta, eccetera. E me l'ha presentato, io mi sono letteralmente innamorata proprio, l'ho sentito e abbiamo sentito, cioè, immediatamente quello che componeva e ho capito che era molto semplice, che lui doveva esprimersi senza mediatori. Andiamo a intervistare il cast di Nessuno mi può giudicare, dai. Alice, qua la situazione è tragica, tuo marito ti ha lasciato una montagna di debiti. Il personaggio di Giulio, quanto è che ti è vicino nella realtà e che cosa invece si distacca da te? Ma Giulio è fa parte di un quartiere romano, è molto caratterizzato nel suo essere un po', ecco, di periferia, un look molto eccentrico, con l'orecchino, con i capelli a cresta, è molto duro, una persona che non accetta il perdono. Io diciamo che sono molto più invece più propenso al perdono. Non c'è una morale, no, nel film, però è chiaro che nella migliore tradizione della commedia all'italiana si fa ridere, si cerca di divertire lo spettatore e di raccontare una storia in modo divertente, ma prendendo anche un po' spunto da quella che è la realtà che viviamo e quella che conosciamo. Carissimo, mi può attendere in linea un attimo, per favore? Paola Cortellesi, Raul Bova, con la partecipazione di Rocco Papaleo. Nessuno mi può giudicare. Regia di Massimiliano Bruno. Mi chiama Giamburasca, Giamburasca e proverò che non è giusto, no, e no! L'idea di Giamburrasca, sì. Da chi nasce? Beh, innanzitutto nasce da Vamba, che è quello che ha fatto il libro. No, l'idea di portare sul palcoscenico adesso uno spettacolo su Giamburrasca nasce dalla mia collaborazione con Lina Wertmüller circa 8 anni fa. Frequentandoci io l'ho interrogata, intendo la Wertmüller, perché indago sempre, e quindi ho saputo nell'occasione che la Wertmüller non ha fatto solo i film per i quali è conosciuta in tutto il mondo, ma ha fatto anche un sacco di altre cose, fra cui lo sceneggiato televisivo del 64 sul Giamburrasca. Cos'è l'implantologia? Ormai, a differenza di qualche anno fa in cui erano i medici a proporre ai pazienti la sostituzione dei denti con l'implantologia, oggi il paziente è sicuramente più informato ed è lui stesso a richiedere proprio le riabilitazioni con gli impianti in titanio. E cioè, quando un paziente ha perduto dei denti o comunque devono essere estratti per malattie gengivali o malattie parodontali, questi vengono sostituiti con gli impianti in titanio e con questi possiamo fare sicuramente una bella estetica e ridare la funzione ai nostri pazienti.